Oggi è il 25, ieri c'è stato il Black Friday, ma c'è comunque un casino allucinante anche oggi e quindi fa niente e proveremo a dare un'occhiatina e vedere se becchiamo qualche cosa. Ovviamente siamo nel cuore di New York perché siamo vicino all'Empire dove eravamo ieri e la quinta. Quindi andiamo! Aiuto, mezzogiorno e siamo ancora da mesi. Sono nel reparto vestitini scicchettosi, capodanno e cerimonie che gli americani vanno pazzi. Vi serve un abito per il matrimonio? Venite tranquillamente. Non matrimonio sposa, matrimonio invitato. Venite tranquillamente negli Stati Uniti perché loro amano questi fantastici vestiti. Vedete? Vestiti a bomboniera per tutti i tipi. Guardate, cioè questa cosa qui per me è orrenda, però loro adorano tutti questi vestitoni a bomboniara. Ho trovato queste scarpettine qua che vi piacciono un sacco a punta. Secondo me sono molto, molto, molto carine, solo che è il 36. Sto aspettando il 35, speriamo che ci sia. Che dite? A me piacciono un sacco. Ok, io faccio un figlio solo per fargli indossare questa cosina qua, guardate cosa bellissima. Guardate i piedini belli. Io sono morta, decisamente morta, non ce la faccio più. C'è la luce del cavolo qui. Però sono davvero 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 morta. Sono le. Non lo so neanche più. Saga, 2020. E siamo qui dentro da 3 ore e non ce la faccio più. Adesso già mi si sta provando della roba, siamo nel camerino della Ralph Lauren che è una figata pazzesca. E questo è il camerino della Ralph Lauren che sembra praticamente di stare in una casa americana degli anni del 900 con l'immancabile bandiera americana ovviamente. Tutto in legno e lì c'è la bandiera. Ma e soprattutto i camerini sono degli appartamenti, sono veramente giganti. Questo è così, quello dove è andata il jam c'è anche il divanetto. E sembra una sauna, non lo so, boh. Fighissimo. Mi mancano degli stivali al cavallo. Vittoria, siamo riuscite a uscire da me, sì, siamo stati dentro la bellezza di 3 ore, io sono morta. Siamo da Dunkin' Donuts, però vieni qua e cosa fai, non prendi la ciambella? Questa è la ciambellina di Natale. Oh. Praticamente, cioè, sta roba qua sono cose che io non mangio, dire mai e mai mai mai. Questa forse è la mia seconda ciambella in tutta la mia vita. E non sto scherzando. Mi dispiace che non più di tanto non riesco a riprendere. Però davvero nel negozio è il delirio, cioè voi non avete idea di cosa c'era da Macy's. C'era una scena apocalittica, gente sdraiata che dormiva, non ce la faceva più. Quindi per me era anche tanto tanto difficile riprendere perché solamente
un casino, poi per fare shopping e guardare bene, cioè se faccio anche il vlog è un po' difficile. Infatti adesso ci riposiamo un po' e vi faccio anche vedere un po' New York, se no dice ma che cavolo di vlog sta facendo questa qua. Forse per quello che anche tante persone non vloggano quando vengono a New York, perché comunque ti perdi a guardare, a fare entri, giri, forchi, cioè non so, almeno io ieri non sono stata ferma un attimo, oggi uguale, e quindi poi non riesci tanto a trasmetterlo nel vlog. What happens if it's just no good? Ferma, esatto. Come a casa? No, al contrario. Sembra di essere un concerto Peace and Love, manca solo una casa. Perché siamo tutti qua seduti sulle gradinate in Times Square, ma è tutto molto molto tranquillo, tutto molto carino. E la cosa pazzesca è che ovviamente ci sono persone che arrivano da tutte le parti del mondo. Quasi sono circondata da spagnoli, americani, italiani e altri. Ed è troppo figo, sono molto molto contenta. Queste sono le gradinate rosse di Times Square. E questa qui, signore e signori, è Times Square. On the porch in the night, thinking how we used to be way back in time, in time. Barefoot on the grass, open skies, I can feel it every time I close my eyes, my eyes. Che viva viva, siamo al Rockefeller Center. Dietro le mie spalle c'è uno spettacolo tutti di luci, che la cosa incredibile è che se voi vedete in televisione vi fanno solo esclusivamente parlare del pattinaggio sul ghiaccio, invece c'è questo spettacolo che è bellissimo, e qua dietro ci sono gli angioletti tutti bellini bellini, tutti illuminati, e c'è Tiffany. E il Gianni ha detto che mi regolarizza, che doveva farmi una promessa, tutte bugie, me le sto inventando al momento, però dobbiamo andare da Tiffany, perché sennò che New York City è, scusate. Comunque io troppo contenta. Poi adesso qua ci sono queste panche dietro dove sono seduta io, e potrei stare qua tutta la sera, cosa che stiamo già facendo. Sono le 6:30, dovevamo andare a vedere una delle cose che io più adoro di New York, che è la stazione. Ma praticamente per fare dalla Union Square a Rockefeller ci abbiamo messo 1:30, perché ho filmato la qualunque, e poi c'è anche veramente un po' di gente. Però la cosa incredibile è che è tutto molto ordinato, molto carino, sono tutti molti molto molto educati. E alle mie spalle continua lo spettacolo, che tanto non riesco a filmarvi perché sono alta 1 metro a fagiolino. Se c'è un luogo magico per me a New York è la sua stazione, che in realtà molti non vengono a vederla, ma io ve lo consiglio perché è meravigliosa ed è un luogo magico. A parte hanno girato un sacco di film, ma anche ci sono stati ambientati anche un sacco di libri, e ha qualcosa di magico. E poi è tutto, l'hanno costruita così e così è rimasta, siamo verso la fine del 1800. Mamma ragazzi, che fatica. Sono le 9 e voglio dire non è presto, però io mi sono alzata alle 6:30. Siamo usciti, abbiamo aspettato 20 minuti alla metropolitana, 3 ore da Macy, siamo usciti da Macy e da lì non ci siamo più fermati, che non che da Macy ci siamo riposati, ma non ci siamo proprio più fermati. Come ho già detto, mi dispiace se non riesco a farvi vedere tutto New York è come vorrei, però ci siamo un po' ripresi verso sera, né? Che ne dite? E non ci resta altro che dormire, perché io sono veramente, veramente, veramente cotta. Domani è domenica, ci aspetta un bel giro in Central Park, che io adoro, a dare da mangiare le papere come in Gossip Girl, perché le tradizioni vanno rispettate, e quindi seguiteci su questi canali.